Bene, buongiorno a tutti e buongiorno. grazie. Avete visto che spettacolo, <ride> ma noi cercheremo di farvelo vedere anche quest'anno, in maniera diversa, con molta prudenza, nelle regole, però credo, insomma sì, con coraggio ma per un impegno preso. E, e credo che tutto questo significherà anche essere, come dire, dentro la ripartenza, che non siamo i primi a, ad aver fatto, ad aver voluto, perché Venezia ha fatto da pripista. E anzi voglio salutare il presidente della Biennale, adesso lo devo dire così Roberto Cicutto, lo dico subito perché invece i ringraziamenti che devo sono ai nostri fondatori al Consiglio, li farò tra un minuto. E, mh, pochi giorni fa si è parlato di pubblico anche a Roma. Eh, sono stata presente a questo incontro internazionale e credo che parlare del diritto a partecipare alla vita culturale sia uno degli highlights che forse dobbiamo tenere presente in questo momento. C'è una carta che, è stata, eh, che, è stata, che parte proprio da Roma e, e tutto questo, quello che faremo nei prossimi giorni, lo dobbiamo al pubblico. Lo scorso anno era fortemente aumentato, è un pubblico che amiamo e che ci ama. E credo che a questo pubblico dobbiamo tutto questo. Eh, dico subito un'ultimissima cosa prima di passare, appunto, ai grazie che saranno un piccolo elenco, perdonatemelo, ma lo devo fare con il cuore. Eh, saluto intanto chi ci sta seguendo in streaming perché abbiamo un segnale molto forte di partecipazione stamattina, anche se qui siamo meno del solito. E ehm, volevo dire appunto che. Eh, osservare le regole, camminare in un dei by day che conosciamo a questo punto molto bene perché è cominciato da qualche tempo e stiamo seguendo assolutamente un percorso eh, condiviso non solo con il protocollo della Regione ma con quello ovviamente del Ministero della Salute. Eh, significa essere consapevoli delle difficoltà, ma non perdere l'entusiasmo. Questa è una festa che vorrei che avesse dentro almeno tre parole, passione, scoperta, emozione. Eh, la passione innanzitutto è la nostra, quella di Antonio eh, in qualche modo l'abbiamo sentita fibrillante, dico così, e eh, così intanto ti ringrazio, eh, fin dai giorni del lockdown in America. Abbiamo lavorato veramente dal giorno dopo l'ultima festa, la quattordicesima, e questa quindicesima, destinata a passare comunque alla storia, eh, spero che sia davvero per tutti anche eh, come dire, un modo per, perché si riaccenda condivisione e attenzione intorno al cinema. Per questo eh, vi anticipo quanto poi Antonio dirà più nel dettaglio, andiamo anche nelle sale. Avremo il distretto Fiume con cinque sale. Eh, L'Europa, che in qualche modo sarà siglata anche eh, dalla Regione Lazio, ma soprattutto anche le quattro sale del Savoi eh, E comunque nel distretto Fiume ci saranno altre realtà. Eh, Antonio parlerà dei luoghi della festa, vi anticipo che c'è anche il macro. In, questo, in quello che abbiamo voluto chiamare in maniera internazionale un distretto di sale, il cinema vive un momento terribile, lo sappiamo, è difficile riportare il pubblico in sala. Se solo alla fine della festa riusciremo a lasciare una traccia e a far tornare appunto gli spettatori nelle sale, penso che questo sarà il segno migliore che potremo dare. Adesso devo venire ai ringraziamenti, che non sono assolutamente eh, come dire, di rito, ma anche se si dice così, però sono invece dei ringraziamenti perché mai come quest'anno abbiamo sentito forte il rapporto. Con i soci fondatori e con il Consiglio di amministrazione. Quindi comincio, anche se non ho bisogno di leggerli, ma insomma vorrei andare in un ordine che non mi faccia dimenticare nessuno. Comincio ovviamente da Roma Capitale, dalla sindaca Virginia Raggi, che ringrazio per essere qui stamattina e dal vice sindaco Luca Bergamo, vice sindaco della crescita culturale, la crescita culturale ce l'aspettiamo e ci crediamo fortissimamente in questo programma che è intrattenimento e pop e certamente la qualità internazionale che Antonio ci ha portato ancora una volta. E per la Regione Lazio so che eh, ringrazio anche in presenza Albino Ruberti, capo di gabinetto, ho già citato eh, il supporto e anche l'immagine che avremo anche con la Roma Lazio Fin Commission. Il Ministero, eh, c'è la Presidente di Cinecittà, Maria Pia Mirati perché per il Ministero che passa da luce a Cinecittà devo dire che è un supporto importante avere questo tramite. E, so che è collegato con Fredo Bettini, che saluto, e invece ringrazio anche per le Camere di Commercio il Presidente dei fondatori, Lorenzo Tagliavanti, ancora più Presidente, perché è stato appena, eccolo qui, è stato appena confermato nel mandato alle Camere di Commercio, quindi congratulazioni anche da qui. Infine la Fondazione Musica per Roma, eh, la presidente, neopresidente Claudia Mazzola e ringrazio Daniele Pitteri che stamattina ha fatto un po' gli onori di casa con noi eh, ed è anche in Consiglio di amministrazione insieme a Valerio Toniolo, qui passo al Consiglio, che è qui e, e ancora a Bettini e insieme naturalmente a tutto il collegio dei revisori. Li voglio ringraziare perché sono un po' i nostri, come dire, eh, insomma, i revisori, i revisori ci controllano ed è anche un controllo di cui siamo molto grati. E, naturalmente da qualche parte uscendo dalla, diciamo, dagli affetti istituzionali eh, ci sono credo Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, Alice fa parte della squadra, eh, nel senso che ha il suo percorso che abbiamo salutato giorni fa e eh, ci affianca con i bambini e i ragazzi. Eh, ancora, i ringraziamenti alla struttura, so che qui se dico dei nomi eh, ne dimentico magari altri, quindi per la struttura, oltre ad Antonio che ho appena citato, devo dire un grazie speciale a Francesca Via perché come direttore generale, eh, io dico sempre, è l'architetto poi delle nostre regole perché è architetto prima che essere direttore generale. Ecco, credo che questa volta davvero l'architettura della festa abbia trovato in lei una, come dire, un meccanismo a orologeria, che abbiamo naturalmente governato insieme, mettendo insieme i protocolli, come dicevo, e adesso eh, preparandoci a farli applicare, a farli seguire. Si può fare una festa con la mascherina, con i distanziamenti, eh, con tutte le regole che sappiamo. Si può fare, naturalmente, sperando che il pubblico abbia anche una pazienza che deve avere, se ama il cinema e se crede in un progetto come questo che è molto molto condiviso. È condiviso eh, all'interno, naturalmente non posso dimenticare il nostro backstage, quindi dall'ufficio cinema, al marketing, la comunicazione, la biglietteria, gli accrediti. Io metto un accento speciale oggi sulla comunicazione perché eh, Cristiana Caimmi, che ne è responsabile della squadra, eh, oggi per voi è anche e non solo oggi un tramite importante. Però devo ringraziare a questo punto anche gli sponsor. E crederci quest'anno è stata una scommessa doppia con le aziende in crisi e con la difficoltà generale del mondo del lavoro. Eh, ringrazio in prima battuta e il nostro main partner BNL Gruppo Vempe Paribà attraverso Anna Boccaccio il presidente Abete eh, che continuerà appunto anche quest'anno a supportarci e ha il suo premio del pubblico BNL, il premio del pubblico della festa eh, ancora Acea che è un partner storico e avrà eh, titolata la sala del, una sala del Savoy e, mentre invece eh, devo soprattutto eh, sottolineare quanto sia stato importante avere dei nuovi sponsor. In questo senso è un piacere salutare l'ingresso di Lexus che è auto ufficiale di questa edizione 2020, eh, credo ci sia il direttore Lexus Italia Maurizio Perinetti e comunque evidentemente è una scelta per essere sempre più vicini al mondo del cinema ancora Fincantieri che è un progetto importante che ha significato per noi anche eh, in questi mesi eh, insomma vedere anche che cosa significa la solidarietà riguarda il ponte di Genova Enit, l'agenzia nazionale del turismo che con questo progetto speciale che ha attribuirà una sorta di marchio di qualità ad una selezione di film tra quelli che rappresenteranno di più all'interno della festa e da qui nei prossimi festival italiani eh, un rapporto con il turismo, poi c'è naturalmente non l'ho lasciata per l'ultima eh, per un caso eh, Rai eh, che quest'anno ci supporta veramente come main eh, sponsor mh, ha un, un titolo speciale che è main eh, media partner sponsor e, e comunque soprattutto eh, Rai Movie che è la TV della festa, quindi una tv ufficiale della festa che ci piace. Spero di non aver dimenticato nessuno, qui gli appunti sono sempre utili, ma insomma mh, mi sembra che ci siamo quasi. Eh, ancora aggiungo Roma Lazio Fin Commission che ho già citato, Nuove Maie, S.I.A.E. che ci sta supportando per il red carpet musicale dedicato a Ennio Morricone e ancora una, un paio di sigle: Apa e Azimo Tiot che quest'anno ha deciso di lanciarsi, anzi di navigare per dirla con. Una Parola che gli è familiare nel mondo del cinema e ha prodotto un corto d'autore. Detto questo, forse eh, ho esaurito, eh, credo, anche questo elenco, eh, però lasciatemi dire che la festa ha un. E qui chiudo, ha un percorso molto attento a dei temi che sono importanti, non solo nei contenuti. Ma ci piace molto, e forse questo è anche un segno che avevamo eh, come dire, tracciato: che, eh, che ci sia un'attenzione un alla sostenibilità, che ci sia un'attenzione alle campagne sociali. E quindi quest'anno salutiamo anche l'ingresso nei nostri, come dire partner, se vogliamo, di Save the Children che lancerà un'importante campagna per i bambini ai quali eh, il Covid-19 sta negando un futuro, ma comunque complicando la vita. E nel tema della sostenibilità, mare vivo ed acqua chiara. Ehm, oltre al fatto che abbiamo, eh, da un punto di vista tecnologico, ancora una volta un'app, eh, quest'anno molto importante, che sarà gestita da Mai Cicero e che abbiamo con noi, Antonio ne parlerà sicuramente in termini di luoghi, però un progetto che riguarda ancora una volta le Bibbie, i gemelli ehm, e comunque delle realtà importanti. Una per tutte la cito perché oltre al Teleton e a tutto quello che di solito riguarda il nostro percorso sociale, c'è qualcosa di importante che riguarda la Commissione Pari Opportunità della Regione Lazio, con cui eh, è nato un progetto che ha a che fare con le case rifugio delle vittime della violenza. Manderemo i film con Medicinema sia al Gemelli che in queste case, che sono un punto di riferimento importante e poi ancora Torbella Monaca con un'arena e qualcosa che ha a che fare invece anche con il Tevere. E quindi Tevere, Tevere 2020 con un altro punto importante. Io mi fermo qui, volete tutti sapere a questo punto sicuramente cosa c'è nella festa? E auguro buona festa a tutti, ma ci auguro anche un pizzico di fortuna che forse in questo periodo ci serve molto. Grazie Laura benvenuti a tutti inizio brevemente con i ringraziamenti doverosi a laura dell'icolli a francesca via la governance per la loro pazienza e saggezza al comitato di selezione vedo qui valerio carocci giovanna Fulbi, francesco zippel vedo anche lui richard pegna e alberto crespi all'ufficio cinema alessandra fontemaggi in primis e a tutto il team jacopo mosca e marta giovannini tutta la squadra della fondazione ovviamente i miei due angeli custodi, Marta Turino e Christian Garaffa e ovviamente Cristiana Caimmi e tutto il suo team. Veramente ti ringrazio di cuore, Cristiana. Permettetemi un ultimo personale ringraziamento a mia moglie Jackie, che è qui in sala, perché semplicemente mi salva ogni giorno, compreso oggi, compreso in questo momento. È stato un anno drammatico, con decine di migliaia di morti, centinaia in tutto il mondo. Parlare di festa può sembrare perfino poco opportuno. Eppure credo che sia doveroso farlo e faccio un esempio chiaro e semplice. Come sapete io vivo da quasi 30 anni negli Stati Uniti, nella città di New York che sta soffrendo enormemente, forse più delle altre perché New York è tutta potenza e vitalità e vederla ferma fa impressione. Ebbene, nel 1929, l'anno più tragico della storia degli Stati Uniti, quella della Grande Depressione, New York ha costruito uno dopo l'altro il più bel grattacielo della storia, il Chrysler, e il più alto, almeno all'epoca, l'Empire State Building. Ha risposto guardando al futuro con la bellezza e con la potenza. Questa per me è l'ispirazione. Bisogna andare avanti, fare qualcosa di bello e potente. The show must go on, dicono gli americani. Abbiamo visto dei festival annullati, altri che si sono tenuti. Faccio anch'io i complimenti a Roberto Cicutto e ovviamente a tutti coloro che hanno organizzato benissimo la mostra del cinema di Venezia. Io oggi sono qui a parlarvi del nostro programma con felicità e anche orgoglio, perché credo che abbiamo tutti insieme, nessuno escluso, messo insieme un programma che, um, di cui possiamo essere sinceramente fieri. Inizio dall'immagine della festa, eccolo lì. L'ho molto voluta per tre motivi. Il primo perché comunica un senso di festa, di allegria e di musicalità. Il secondo, inutile dirle, sono gli uomini più belli del mondo. Newman e Sidney Boitier, ma il terzo motivo è quello fondamentale, perché comunica un'idea di comunione e amore interrazziale e credo che mai in questo, come in questo momento ce ne sia bisogno. Sono felice che la famiglia, Woodward, la famiglia Newman, per bocca di John Woodward, ci ha ringraziato personalmente. Iniziamo con un doveroso omaggio a Ennio Morricone e ringrazio la SIAE, ma anche Laura che, e Francesca, che se ne sono occupati personalmente. Per tutto il periodo della festa sul Red Carpet si sentiranno esclusivamente musica del grande Ennio Morricone e mi risulta che questo auditorium sarà intitolato Ennio Morricone, è un'idea della sindaca che ringrazio. La festa concilia come ogni anno l'eyebrow e lowbrow, la cultura alta e la cultura popolare. Lo dico perché chi cerca un festival sbaglia indirizzo. Questa è una festa, è una cosa completamente diversa. Vedrete degli eventi popolari, mainstream ed altri credo, molto raffinati. Iniziamo con un po' di numeri. Abbiamo 26 paesi diversi, abbiamo 17 registe donne, abbiamo 20 prime mondiali, due internazionali e due europee, oltre a una decina di prime italiane. I luoghi ci siamo sparsi nella città, è un'indicazione che ho raccolto con grande gioia. L'Auditorium, ovviamente, la Casa del Cinema, il Maxi, il Macro, Palazzo Merulana, il Palladium. Abbiamo costruito, l'ha già anticipato Laura Delli Colli, quello che noi chiamiamo il distretto Fiume. Sono cinque sale, l'Europa più altre quattro al Savoia, una sponsorizzata da ACEA. Andremo a Torbella Monaca, al Policlinico Gemelli, presso i malati, a Rebibbia. Ci saranno quattro librerie indipendenti, nove case rifugio della regione, con la Regione Lazio. In più, avremo una piattaforma, collegandosi con il nostro sito, si accede a una piattaforma attraverso la quale sarà possibile vedere una selezione dei film. E in esclusiva, un film che sarà solo sulla piattaforma: il bellissimo documentario di Werner Herzog e Clive Oppenheimer, che si chiama Fireball. Non solo, ma ci sarà un incontro sulla piattaforma online con noi, Herzog e Oppenheimer. Le conferenze stampa saranno anche in streaming. <coughs> E ora cominciamo a parlare di cinema e di personaggi. Una delle cose fondamentali, prima ho fatto un po' di interviste, è questa. Eh, a prescindere dal film di chiusura, lo abbiamo già anticipato, lo sapete, e cosa sarà, di Francesco Bruni, che racconta con un tono agrodolce, secondo me molto indovinato, la sua esperienza tragica di malattia. E il film Evento Speciale, attesissimo, lo dico al mio amico Lorenzo Dagliavanti su Francesco Totti, che verrà di persona a presentarlo e farà anche un incontro in pubblico in cui rivelerà il suo film preferito, non me lo chiedete perché è una sorpresa. Ebbene, tutti gli altri film italiani, sia nella selezione ufficiale che nei riflessi, che la sezione per i giovani è più vicino al documentario e all'avanguardia, sono esordi, sono esordi opere prime. Sono cinque e ve li dirò dopo. Noi puntiamo sul futuro e ne sono molto, molto orgoglioso. Abbiamo stretto un accordo con il Festival di Cannes, quindi un ringraziamento a Thierry Fremont. Alcuni film con il Label Cannes, ma mai visti solo con il Label Cannes, verranno presentati qui a Roma. E iniziamo adesso con i titoli. Due titoli che sono negli altri eventi: Le risonanze, Sotto il cielo di Roma di Giulio Base, che ringrazio per avercelo proposto, e siamo in un film di Alberto Sordi di Steve Della Casa. Poi ci sono le preaperture, i film che inizieranno dal 12 al 14, Porto Rubino di Fabrizio Fichera con un concerto, Terrestre di Gianluca Girasola, Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, Era la più bella di noi, dedicato a Veronica Lazzaria e ad Adolfo Celi, di Alexandra Celi che è nella figlia, e L'amore non, non si sa di Marcello Noto, di Noto chiedo scusa. Ci sono delle mostre, una con una performance di Francesco Montanari, un corto sulla Calabria, sulla regione Calabria per reg con regia di Gabriele Muccino, lo ha già accennato eh, a Laura, il film, il film di Film Cantieri sul ponte di Genova con una bellissima intervista a Renzo Piani, e un altro sul de terremoto dell'Irpinia di, Ale di Alessandro Preziosi. Riprendiamo le due fasce che abbiamo inventato l'anno scorso, innanzitutto i duelli dove si scontrano ovviamente con garbo e, e galantomismo eh, due personalità, registi, scrittori, sceneggiatori, su due campioni che hanno scelti. Vi faccio alcuni esempi. Eh, Gian Maria Volontè e Marcello Mastroianni saranno difesi scuse, rispettivamente da Paolo Di Paolo e Fabio Ferzetti. Vincent Minnelli e Douglas Erck, Francesco Zippel e Roberto Pisoni, Steven Spielberg e John Carpenter, da Caterina Taricano e Mario Sesti. Non ve li dico tutti perché sono in elenco, ma sono molto divertenti e spesso molto illuminanti. Il, la seconda fascia è quella che noi chiamiamo Tradimenti fedeltà: l'adattamento di un film, di un libro, è un atto di tradimento di fedeltà. Ce ne saranno nove, questi ve li leggo e sono più veloci. Tutti gli adattamenti di Don Quixote ne verrà a parlare con Città De Gregorio. Tom Jones, il grande libro di Henry Fielding, ne parlerà Leonardo Colombati, La, la, notte, la notte dei morti viventi, Steve della Casa, Fantozzi, Edoardo Ferrario, A, A sangue freddo, il capolavoro di Truman Capote, di, eh, ne parlerà Nicola La Gioia, Dracula, la versione di Coppola, sarà Chiara Valerio, Schindler's List, Andrea Minuz, Michela Murgia parlerà di Shining, e La finestra sul cortile ne parlerà Isabella Aguilara. Due restauri, ringrazio Felice Laudaddio e il Centro Sperimentale, saranno padre e padrone di Paolo e Vittorio Taviani, verrà a presentarlo ovviamente Paolo Taviani, e in nome della legge del grande Pietro Germi. Una retrospettiva a cura di Mario Sersti, del più grande regista indiano, Satyajit Ray, con ben 15 titoli. Gli omaggi. Quest'anno, a causa della pandemia, Purtroppo è passato un po' in sordina l'omaggio a colui che credo sia il più grande di tutti, Federico Fellini. Ci sentiamo in dovere e siamo felici di omaggiarlo con due documenta un documentario e un corto, Fellinopolis di F Silvia Giulietti e La Fellinetti di Francesca Fellini, che di Fellini è nipote. Glauber Claro, un omaggio a un grandissimo regista purtroppo dimenticato, Glauber Rocha di Cesar Meneghetti che purtroppo non potrà venire perché è brasiliano e sapete che il Brasile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia però si collegherà con noi via zoom e parteciperanno all'omaggio a Glauber Rocha molte personalità del cinema italiano che l'hanno amato e conosciuto uno dei quali è Marco Bellocchio un altro omaggio è un documentario da Alida Valli di Mimma Verdesca un omaggio a Vera e Giuliano Montaldo un documentario di Fabrizio Corallo e, me, e infine un documentario su, eh, chiedo scusa, Graziella, Buon Tempo, a firma di Gabriele Raimondi. I film della vita quest'anno saranno tutti di fantascienza, i film della vita sono i film che noi, tutti eh, i membri del comitato di selezione, scegliamo con libertà, ma con un tema, quest'anno è la fantascienza. Eh, vi faccio un esempio, il mio in Conti ravvicinati è il terzo tipo, Valerio ha scelto Guerre Stellari, ognuno ne ha scelto uno diverso. E anche le clip che anticiperanno ogni film, come ormai facciamo da sei anni, saranno tutte di fantascienza. Ogni anno porto uno scrittore, quest'anno una scrittrice che farà un incontro ravvicinato perché una delle novità che sono felice di annunciare è che ci saranno molti ospiti in presenza, anche dall'America, ovviamente seguendo tutte le procedure, che sia chiaro. Questo è segno di rispetto, prestigio, affetto di scommessa sulla festa, perché è un sacrificio quest'anno fare un viaggio del genere. La scrittrice di quest'anno è Zadie Smith, grande scrittrice inglese, anglo-giamaicana, non vi devo certo spiegare chi è. Ci saranno, e adesso veniamo alla parte più potente del, del nostro programma, i premi alla carriera. Ce ne sono due. Come sapete, perché l'abbiamo già anticipato, il film di apertura è Soul, Anima, ma è un gioco di parole tra l'anima ma anche la musica Soul. È l'ennesimo straordinario film della Pix. E quest'anno il premio dei due premi alla carriera sarà consegnato a Pete Doctor, che ne è il regista, ma anche che è il capo della Pix, appunto, per premiare tutta questa straordinario studios. Ehm, il secondo premio alla carriera, questo non lo sapete ancora, è a Steve McQueen. Steve McQueen verrà appositamente dall'Inghilterra con quattro film ha già dimostrato di essere uno dei più grandi registi del mondo. Basterenghanger, per non dire 12 anni schiavo. Ho dimenticato di dire che il premio alla carriera a Simon Quinn sarà consegnato proprio da Zedin Smith. Gli incontri ravvicinati, Francesco Totti, come vi ho detto, rivelerà il suo film preferito, ma l'incontro ravvicinato sarà condotto. Io faccio un passo indietro perché non ne so troppo di calcio, vi dico la verità, pur amando Totti, ne ho una grande simpatia, lo condurrà Pier Francesco Favino. Tom York, grandissimo musicista, un ringraziamento personale particolare a Francesco Zippel che ha portato a casa lui questo risultato. Gianfranco Rosi che parlerà dei grandi documentari, dei film che l'hanno influenzato e dei suoi stessi documentari. Io ho amato moltissimo il suo film Notturno e sono molto dispiaciuto che non abbia ottenuto quanto meritava in termini di premi. John Waters, viene dall'America e parlerà del suo cinema, passatemi il termine spazzatura, e del suo amore per il cinema spazzatura, geniale e divertente, da Hairspray a tanti altri. Poi ci saranno i fratelli Manetti che ci faranno vedere in anteprima mondiale circa sei minuti del loro film attesissimo, Diabolic, il motivo per cui non c'è il film che non è ancora pronto. Lo stesso avverrà con Gabriele Mainetti, anche qui il film non è pronto ma lui verrà. E oltre a parlare dei film che l'hanno influenzato, vi anticipo che uno dei registi è Steven Spielberg e un altro è Sergio Leone, ci farà vedere circa sei minuti del suo ultimo film, che si chiama Freaks Out: Thomas Winterberg, Zadie Smith, Steve McQueen, François Ozon, I Fratelli di Innocenzo, e qui ringrazio invece Alberto Crespi che li ha invitati, Pete Doctor, ovviamente parleremo di animazione, Werner Herzog e Clive Oppenheimer online, e infine Damien Chazel. Che parlerà dei grandi musical della, della storia, oltre ai suoi grandi, al suo grande musical, La La Land, e in qualche modo è molto musicale anche il suo film di esordio, Whiplash. Non vi faccio l'elenco delle tante presenze, siamo felici di dire che la stragrande de maggioranza dei film sono accompagnati, ma ci sono tanti grandi registi, da Peter P. Dechter a Werner Herzog, da Thomas Winterberg a Nomi Cavaz, François Ozon, Steve McQueen, il nostro premio Oscar Gabriele Salvatorez ci sono tantissimi generi, e un'altra cosa che mi rende fiero, horror, western, impegno civile, animazione, dramma, thriller, commedia, action movie, spy story, i documentari. Molti mi hanno chiesto qual è il film che segnaleresti, ovviamente tutti, no? Però, se ce n'è uno che posso segnalare, si chiama Time, è un documentario di straordinaria qualità, secondo me andrà agli Oscar, è la storia di una donna che vede condannata ingiustamente suo eh, marito in galera è la regia di Garrett Bradley ricordate questo titolo il film di apertura ve l'ho detto e solo il film di chiusura è Cosa sarà di Francesco Bruni poi le coproduzioni voglio ringraziare, non li vedo ma credo che siano qui gli amici di Alice della città eh, divideremo due film, il primo l'hanno già annunciato loro Tigers di Ronnie Schandal, il secondo l'annuncio io oggi è Herself di Philippa Lloyd nella sezione Tutti ne parlano, che sono i film presi da altri festival. Voglio segnalarvi Peninsula, straordinario successo anche commerciale di Saint-Goyon. Spero di pronunciare bene: lo stesso regista di cui abbiamo portato due, tre anni fa qui quel treno per Busan. Palm Springs con un divo emergente, Andy Greenberg. The Courier di Dominic Coo Cookie, Cook. Scusate con Benedict Cumberbatch, con il quale probabilmente ci collegheremo via Zoom, e Spring Blossom di Susan Lindon e Palm Springs. Gli eventi speciali sono questi. Totti, ve l'ho già detto, regia di Alex Infascelli, Francesco, su Papa Francesco, diretto da Eugenie Afineschi, regista candidato all'Oscar, Romulus, e ringrazio caldamente la Vision, ma anche il produttore Riccardo Tozzi, è lo spin-off, se vogliamo dire, del film Il Primo Re di Matteo Rovere. Fuori era Primavera, un meraviglioso documentario sul periodo del lockdown di Gabriele Salvatore e infine Ostia Criminale di Stefano Pistolini. Come vi dicevo, il cinema italiano è rappresentato solo da esordienti. Ora vi dico i titoli. Ce ne sono due nei riflessi, dove comunque, tranne uno, sono tutte opere prime. L'unico che non lo è è Assa il Cielo, che è un'opera seconda. I film italiani, gli altri ve li lascio leggere, sono in cartella, che sono opere prime, sono due. Il primo si chiama Le Eumenidi, di un giovane di 27 anni che si chiama Gipo Fasano. Pensate che ha girato questo film con 9.000 euro ed è Le Eumenidi di Eschilo, ambientato ai Parioli. Secondo me, le feste, i festival devono scommettere su questo tipo di operazioni e vi invito tutti a vederlo. La seconda opera prima è di Elisa Muruso nel suo debutto nella fiction, perché ha fatto già dei documentari, con Maledetta Primavera, la cui protagonista è Michaela Ramazzotti. La terza opera prima dei riflessi è We Are Thousand di Anita Rivaroli. E adesso la selezione ufficiale, siccome sono 24 i titoli, ve ne dico solo qualcuno perché sono tutti in cartella. Soul, ve l'ho già detto, ben tre film, perché è una serie, di uh, Steve McQueen, la serie si chiama Small Axe, Duke di Thomas Vintenberg, Time, ve ne ho già parlato, di Garrett Bradley, Stardust, un film su David Bowie, True Mothers di Naomi Kawase, è uno dei film che doveva andare a Cannes, lo dico con il Cannes Label, Nove giorni a Racca, un meraviglioso documentario sulla sindaca donna di Racca, Girato da una donna che si chiama Sevier de Lausanne, Ammonite con uh, Saoirse Ronan e Kate Winslet, una storia di amore omosessuale nell'ottocento tra due donne, Supernova con Harry McQueen ed è previsto che venga a Stanley Tucci, E T 85 di François Ozon, Under the Open Sky di Miwa Nishikawa, E, e l'olvido che seremos del premio Oscar Fernando Treba, e Fireball di Werner Herzog e Clive Oppenheimer. Le due film italiani, opere prime nella selezione ufficiale, sono Fortuna di Nicolangelo Gelormini, ispirato vagamente a una storia vera, ma un film ambientato nel mondo diseredato della periferia di Napoli, ma uno sguardo completamente diverso, e secondo me estremamente suggestivo e affascinante rispetto a quello che ci ha abituato tanto cinema anche di qualità come Gomorra, questo è un approccio metafisico quasi antonioniano su una storia terribile di Cronaca Nera. L'altro è, è un regista italiano di un film che è girato in Belgio, la produzione Italo-Belga, si chiama Alessandro Tonda e il film è, si chiama The Shift. Non vi dico tutti gli altri titoli, vi dico solo che ci credo molto e che li amo molto. Mi fermo qui. E sono a vostra disposizione per qualunque domanda. Grazie. C'è una mano alzata, credo di riconoscere nonostante la mascherina. Fulvia Caprara, vedo bene? Sei sempre riconoscibile. Ah, no, c'è prima. Mi scusi, signora, non l'avevo vista. Beatrice Bertuccioli nel Quotidiano Nazionale. Ciao. No, volevo chiedere se anche i duelli e gli incontri ravvicinati si potranno seguire in streaming. Allora, i duelli non mi risulta, gli incontri ravvicinati credo proprio di sì. Però, già che me l'ha detto, voglio informarmi anche sui duelli. Perché i duelli, le devo dire, non si tengono qui all'auditorium, ma si tengono al macro. E mentre eh, gli adattamenti, tradimenti, fedeltà, li chiamiamo così, si tengono a Palazzo Merulana. Mentre qui è tutto attrezzato per lo stile. Sono molto divertenti, ve li consiglio. Ecco Fulvio. Come devo farlo? Lo prendo o no? Ben... no. No, ho un problema di modalità. Dunque, Antonio, volevo chiederti questo, naturalmente è stata una selezione, tutto un lavoro di preparazione molto particolare, molto difficile, immagino. quindi volevo capire prima di tutto appunto che cosa le difficoltà insomma com'era da e anche la panoramica proprio sul cinema che hai avuto in questo momento perché hai fatto un lavoro appunto complicato in un momento per il cinema eh, ovviamente difficilissimo e poi farti tornare su una cosa che hai detto all'inizio e c'è appunto che diceva ovviamente eh, anche laura la festa in questo momento tra l'altro abbiamo un decreto nuovo che sta per uscire Insomma, eh, con quale come la dobbiamo presentare per far capire, perché noi lo sappiamo perché ci occupiamo di queste cose, eccetera, ma per far capire che è importante comunque farla, cosa, cosa direste voi? Grazie. Grazie allora fermo restando che tutti noi, e non solo per la festa del cinema, viviamo giorno per giorno capendo cosa succede con la pandemia, quali sono i provvedimenti sia locali che nazionali. Questo non. Non possiamo controllarlo e ci auguriamo tutto che i numeri non aumentino, i numeri dei contagi. Fermo restando questo. Io, lo sa Laura, ma non solo io, non mi sono fermato un giorno. Io nel lockdown ho continuato a vedere film, a selezionare film, a rompere le scatole, a invitare dei talents. Eh, ho, ho lavorato come se non ci fosse questo problema. Ovviamente ci sono delle cose che vanno al di sopra di me, al di sopra di tutti noi. Vi faccio un esempio è già venuto due volte senza film quest'anno sarebbe dovuto venire il film, Wes Anderson con il suo film il film è slittato di un anno e quindi non è, anche se è pronto, non è disponibile per esempio il film di Steven Spielberg sono tutti i film che inseguivamo ma sono stati, pensate che Spielberg doveva uscire a dicembre 2020 esce a dicembre 2021 capito? un anno e quasi e mezzo da adesso questa è la difficoltà il fatto che le grandi major ma anche gli indipendenti ma credo che sia stata una difficoltà che hanno trovato tutti i direttori, eh? non solo io, certamente. Uh, uh, giocavano cautamente, uh, hanno fatto delle valutazioni. Se ti do questo film, poi vado in sala. Ma quanta gente mi viene a seguire in sala? Ecco, io, noi ce l'abbiamo messa tutta lavorando come se fosse una festa normale, sapendo che non lo è e sapendo che spesso i nostri interlocutori avevano un punto di vista differente. Io, se, mh, per rispondere all'ultima parte della domanda. Il fatto che vengano almeno ad oggi sono confermati dall'America, dall'Inghilterra, avete sentito i nomi dalla Germania, eccetera, tutte queste persone è un attestato di stima e di rispetto, di prestigio, una fiducia nei nostri confronti, ma anche una volontà di rinascere. Concludo perché lo voglio sottolineare, la nostra scommessa in un periodo in cui si fanno i conteggi, le quote, eccetera, eccetera è diversa. Il futuro, noi puntiamo su giovani esordienti Ecco, invece io sarò molto più sintetica. Non uso la parola scommessa, perché se lo, la dovessi usare direi che forse è già vinta per il fatto di essere qui. Mi piace di più pensare che invece ci sia un impegno preso. E, ed è un impegno preso, come dicevo, con la città, con il pubblico che ci ha seguito. Quest'anno non faremo i, i conti, i raffronti con l'anno precedente, non si possono fare in nessuna manifestazione. Però un impegno preso e, e credo un impegno preso con grande passione con la consapevolezza eh, che, come dicevo, dobbiamo anche navigare a vista, perché parlavi del decreto, certo lo aspettiamo e sappiamo che è un decreto che potrà contenere, anzi al 90% ne siamo certi, conterrà un'ulteriore riduzione dei posti. Quindi bisogna veramente essere tutti, eh, condividere tutti. Per questo ho ringraziato prima anche i partner, gli sponsor, perché è una, un percorso che dobbiamo condividere anche perché eh, credo che l'obiettivo finale sia quello di dare una mano al cinema, che è arte come piace dire sempre ad Antonio, ma anche un'industria forte eh, che in questo momento è in sofferenza e credo che appunto sia importante esserci. Questo è il nostro valore forte quest'anno. Poi, se durante questo percorso avremo qualche imprevisto, se un ospite che, insomma, che aspettiamo magari avrà delle difficoltà, non lo possiamo dire adesso, ma saremo molto comprensivi naturalmente. Credo che ci sia Gloria con una domanda. Vedo. Ah, scusami, no, perché ho visto la mano di. Sì, sì. Bene. Posso, Laura? Alessandra Magliaro. E, avete detto prima come se fosse una festa normale. Il problema è che. Uh, lo stiamo vivendo non solo per il cinema, qui di normale non c'è più niente. Quindi anche il ragionamento del patto con il pubblico ha un valore, tra virgolette, anacronistico, nel senso che dobbiamo fare i conti con un altro futuro, temporaneo, come tutti Credo. i futuri, come, come si dimostra la pandemia. No? Uno programmava una cosa e poi un bel giorno si è trovato a vivere tutt'altro. Quindi il come fosse una festa normale, volevo una riflessione su questo, in che modo avete invece immaginato la nuova normalità che non è forse solo un discorso di una poltrona sì, una poltrona no, provo a pensare al delirio per tutti, che può succedere, cioè in, in, in che modo non sarà per forza una festa normale, il come se è un modo di dire che ci, che ci coccola, in realtà non lo è. Guarda, cerco di spiegare cosa intendo per come fosse una festa normale. A marzo, aprile, maggio, nel periodo di apice della pandemia più tragico con i morti, a Milano, Bergamo, ma poi in tutta Italia e in tutto il mondo, ecco, io, ma non soltanto io, non mi sono per un attimo eh, adagiato. Questo intendo dire. Ho lavorato come se fossi, mi trovassi a marzo, aprile, maggio dello scorso anno, invitando le persone, tampinando chi dovevo tampinare, stimolando anche i miei interlocutori, anche le istituzioni. Ho lavorato in questo senso come se fosse una festa normale. Sappiamo bene che non lo è. Per quanto riguarda eh, la domanda, non solo su Totti, perché immagino anche per tante altre persone, ci sarà ovviamente molta gente che vorrà venire. Ringrazio in anticipo eh, Francesca, ma anche Laura e tutto lo staff che sta seguendo in maniera precisissima e rigorosissima ogni norma per evitare qualunque tipo di problema. Perché la salute prima di tutto. Questo, nessuno è così pazzo da mettere a repentaglio per magari vedere qualche eh, urlo in più di felicità per un divo che arriva: <coughs> la salute di qualcuno. Se è passato questo concetto da me forse mi sono espressa male, io non ho detto che è una festa normale, ho detto che il direttore ha lavorato e tutti abbiamo lavorato dal primo giorno come se dovesse essere una festa normale, perché questo è l'impegno preso con i nostri fondatori e con il Consiglio di amministrazione, per esempio. Il patto col pubblico è un'altra cosa, eh, per me non è una festa normale perché è una festa, come dire, intanto eh, che... Penso di aver come dire, guardato, eh, anche se apprezzo moltissimo, i picchi straordinari di qualità eh, che Antonio ha messo nel programma, esattamente come gli altri anni. Però certamente c'è una cifra di sobrietà a cui siamo tutti eh, attenti e che è dovuta. È dovuta a quello che è accaduto, è dovuta a quello che sta... Eh, come dire, che è nell'aria di nuovo e, e credo che questa sia una ragione importante per cui stiamo non con due occhi, con quattro occhi possibilmente aperti perché quello che ci attende sarà veramente nel testo che avete anche nella cartella, l'ho definito che abbiamo sulle spalle uno zaino di warning ecco, eh, lo dico con una parola che tanto ormai è entrata nel nostro linguaggio anche quotidiano, cioè attenzione molta attenzione a tutto e questo Credo che sia appunto lo zaino che sento di condividere con tutta la struttura di fondazione che sta lavorando veramente in maniera impeccabile su questo. Anche se non abbiamo dei mezzi straordinari per questo, quest'anno è un anno un pochino più difficile e per questo ho ringraziato proprio chi ci ha creduto e chi ci sta aiutando a costruire questa macchina nonostante tutto. A livello pratico cosa? Scusa. Vai Francesca. Ecco, a livello pratico, Francesca Via. Dopo aver ricevuto tutti questi complimenti adesso vi farà sentire perché vi ha ricevuti. Allora, eh, dunque eh, noi stiamo lavorando ovviamente al protocollo che adesso oggi proprio al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Vi dico intanto come prima informazione, poi ovviamente tutti gli accreditati, il pubblico attraverso i nostri canali social, il sito verranno, verrete tutti aggiornati. Eh, per evitare assembramenti noi stiamo studiando, cioè è in atto un sistema che prevede che chi viene all'auditorium deve avere un titolo d'accesso. Un titolo d'accesso significa l'accredito, significa il biglietto o significa una registrazione con un'app, eh, sull'app del fe della festa che eh, ovviamente dà disponibilità di posti rispetto alla disponibilità delle sale. In modo tale che non ci sia nessuno che possa venire eh, diciamo, all'auditorium e rimanere poi assembrato. Per quanto riguarda Totti, ovviamente, che è una delle nostre principali preoccupazioni, eh, noi abbiamo, diciamo, quest'anno vogliamo comunque far vivere il tappeto rosso in sicurezza al pubblico. Questo ce lo consente la struttura dell'auditorium perché eh, dovremo necessariamente. Oscurare il tappeto rosso, nel senso il tappeto rosso chi ci passa ovviamente lo potrà vedere e lo potrà vivere, ma per evitare gli assembramenti sulle transenne questo non sarà possibile. Abbiamo la fortuna di avere la cavea superiore, la cavea superiore alla quale si accederà da un ingresso esterno, da viale Pizzuschi, che è normalmente è un ingresso diciamo, più di servizio. E lì si potrà accedere soltanto se sei registrato e sedendoti sui bollini col distanziamento della cavea. Noi abbiamo previsto la cavea superiore a mille posti, noi per sicurezza li abbiamo ridotti, essendo anche all'aperto, a 600 posti al massimo, in modo tale che le persone non potranno fare gli autografi, però potranno comunque eh, fotografare vivere anche il tappeto rosso un po' a distanza, eh, però per insomma, dare questa opportunità ci sembrava importante. Grazie. Grazie Francesco. Rinuncio perché volevo chiedere proprio in pratica il pubblico che poi domani ci legge cosa deve aspettarsi, cosa può fare e cosa non può fare. Grazie. Ci sono altre domande? Pare di no, allora non posso che ringraziarvi. Ringrazio anche tutte le istituzioni che sono venute. Non l'avevo fatto prima perché l'ha fatto la Fratelli Colli, la mia presidente. Buona festa a tutti. Ci vediamo fra dieci giorni. Grazie. Grazie a tutti e un saluto a chi ci sta seguendo in streaming, visto che quest'anno dobbiamo anche ricordarci di questo. Grazie.